Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi è il 30 settembre 2019. Ci troviamo qui in via Montebello della Battaglia. Questa che vedete è il muro esterno della caserma Valfrè, trasennato. E adesso andiamo a vedere, professore, andiamo a vedere qui la situazione dopo il crollo. La situazione è questa, che guardate la dimensione dei mattoni. È impressionante. E l'inclinazione. Guardano la pancia anche del, sì, si vede di quello che si vede. Vediamo gli operai del comune che stanno transennando tutto il marciapiede. Evidentemente vogliono prevenire altri eventuali crolli. La situazione così com'è non può andare avanti, nel senso che questa area deve essere in qualche modo recuperata, stabilizzata, e sia per il decoro della città ma anche per avere un beneficio. Possiamo aggiungere che questo è un crollo annunciato, Luigi, perché noi che abitiamo qua dietro, passando tutti i giorni, avevamo notato questo gonfiore del muro, no? E tra il nostro pensiero qual era? Prima o poi questo muro crollerà. E che qualcun altro l'avesse purtroppo visto. Purtroppo è crollato, e ringraziamo Dio che non ci siano stati anche dei feriti, sì, dei danni alle persone. E questa cosa qua, tra l'altro, fa il pari con la demolizione dovuta a mancata manutenzione della garitta. Io ricordo, professore, la garitta. La famosa garitta. Fu segnalata da Gianni Senetta. La garitta che era all'ingresso, sì, e che avrebbe rappresentato un bel elemento di archeologia militare, e che avrebbe dovuto essere mantenuta, perché una caserma di quest'epoca senza una garitta perde significato, valore. Significato. Guarda un po' là, vedi che stanno transennando il perimetro, sì. tutto il perimetro. Ma Piero, se riesci, finale, puoi prendere un mattone in mano per far vedere da casa la dimensione. Guardate, questo è un mattone. Se cadeva in testa una persona, erano considerazione finale, dolori. Questa è una testimonianza evidente del menefreghismo, e sottolineiamo menefreghismo, di chi dovrebbe curare le cose pubbliche. Che poi c'è stato un piccolo dibattito anche in rete sulla destinazione del luogo. Allora, c'è chi è dell'idea del mantenimento pubblico della struttura e quindi della conservazione, benissimo, ma siamo anche in una situazione dove il denaro, a causa anche delle restrizioni che ci impone l'Europa, perché questo è il caso di dirlo, non ce n'è più a sufficienza. Allora a questo punto bisognerebbe attingere anche ad altre idee, anche quelle per esempio che vedono un coinvolgimento del privato, naturalmente con dei paletti, non so, si parlava del trasferimento dell'Esselunga, no, certamente senza abbattere la struttura militare, però sarebbe stato denaro fresco, un'area. Consideriamo, Luigi, risonata. Che questa è un'area immensa che non è sfruttata assolutamente e rimane lì quasi abbandonata, se non per qualche manifestazione qua e là una volta all'anno, ma andrebbe utilizzata secondo me in una maniera più costruttiva. Sì, anche per esempio se il privato gli si impone si potrebbe imporre il recupero dell'esistente e quindi anche l'inglobamento dell'esistente dentro la nuova struttura o commerciale o espositiva o di qualunque altro genere si intende, perché io sono anche pessimista sul recupero da parte del pubblico. Non ci sono soldi,
non ci sono soldi. E quei pochi magari vengono anche spesi male. E qui ce ne vogliono centinaia e centinaia di, ma io dico milioni di euro. Un intervento del privato sarebbe risolutore. Senza far demolire, senza far spazzare via. Certo, certo. Perché siamo assolutamente contrari che una vestigia così del nostro passato militare possa sparire. Va bene. Ecco, allora ricordiamo ancora una volta il miracolo, perché qui si tratta di un miracolo, che il muro sia caduto in un momento in cui nessun passante fosse presente qui sul marciapiede. Anziano, un anziano, una mamma col passeggino, perché il crollo ha una estensione di 8-10 metri, quindi era domenica, per fortuna. Ed era domenica. Va bene così. Un saluto. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci.